Bentrovati ragazzi alla terza puntata di Giovane Mente, sempre in giro a capire cosa pensano questi giovani, cosa arrovella le loro menti. Beh, quest'oggi l'argomento è abbastanza serio, si parla di immigrazione, di migranti, ma anche di gente che si sposta anche dalla Calabria per andare a lavorare. Sonderemo un po' il terreno su queste tematiche e scopriremo cosa ne pensano i ragazzi dell'Università della Calabria anche in questa puntata. Why did you try to hurt me? I got to Did he really wanna kill me? Tell me why, tell me why, tell me why. Insomma, cosa pensano questi giovani studenti, questi giovani in generale anche del fenomeno dell'immigrazione, dei migranti? Insomma, voi, l'Italia è un paese molto soggetto al fenomeno dell'immigrazione, per tante motivazioni, si va dalla guerra a cercare lavoro e a vari eventuali, visto che c'è sempre la voce, anche vari eventuali. Voi come vedete questi anni insomma, dell'immigrazione, dei migranti? La vivete come una minaccia, questo flusso diciamo, di persone che arriva in Italia, oppure come una ricchezza? Allora, proprio una ricchezza no, sembra una sorta di minaccia, ma comunque se si va poi a riflettere sul fatto del motivo per cui questi migranti vengono qui, se si riflette a fondo penso che sia una cosa che, trovandomi anche io nella loro situazione, lo farei anche io magari, per le situazioni che vivono e comunque nei contesti che si trovano a vivere ogni giorno, alla giornata. Sicuramente qui si trovano meglio perché, cioè, si tolgono tanti problemi davanti dove magari se ne possono creare altri. Però è una cosa secondo me da affrontare, da portare avanti. Non sapresti. Non saprei. Tu come la vedi invece? Io invece sono nel parere che alla fine noi ci siamo trovati nella stessa situazione, diciamo, che hanno loro, no? Perché comunque alla fine anche i nostri nonni, sono migrati per andare verso i paesi esteri, per trovare di meglio. E quindi sono a favore di che vengano qui. Tu mi hai parlato di minaccia, le televisioni purtroppo molte volte rimbalzano in maniera forse ossessiva questa questione del pericolo. La Calabria, diciamoci la verità, non è proprio un posto che aspettava i migranti per avere delle criticità da questo punto di vista. Avete la paura di una mafia, tra virgolette, straniera, oppure in Calabria, diciamo, abbiamo altri problemi forse? Penso che abbiamo altri problemi per questo, perché viene gestita male qui in Calabria, io penso. Non so per il resto d'Italia perché mi reputo, diciamo, ignorante sotto questo punto di vista, però penso che qui sia gestita male anche dai diversi servizi che si vedono. Se è gestito in un modo buono, secondo me il fatto dell'immigrazione potrebbe essere anche una spinta per l'Italia. È che purtroppo vengono sempre fatti dei raggiri, si cerca sempre di non di imbrogliare, ma di avere un tornaconto proprio. Ogni persona che comunque cerca di impegnarsi nel fare questo. Quindi io sono a favore, però se fatto bene. Anni fa purtroppo la nostra Calabria ha vissuto un dramma dal punto di vista dell'integrazione, parlo dei fatti di Rosarno, della rivolta di Rosarno di qualche anno fa, ormai qualche anno da ciò che accadde nel Regino, voi che idea vi siete fatti? Come mai è successa quella cosa lì? Avevano ragione i migranti? Non avevano ragione? Andreste voi a raccogliere l'arancia? Non lo so. Su questo punto di vista non ti so dire perché non sono molto informato sull'argomento, ma comunque... purtroppo questo è il problema, che a volte viene sfruttata questa cosa, non viene vista come una sorta di per integrare nella società appunto queste persone, ma di sfruttarle, di lucrarci sopra, quindi diventa una cosa brutta poi da vedere. Tu come la vedi? Anche perché sinceramente l'italiano stesso penso che nelle loro condizioni non si metterebbe mai, ad esempio quel lavoro lì alla fine è molto, diciamo, è anche faticoso, ecco perché anche l'italiano non delle volte decide di far fare determinati lavori ad altre persone che pensano che ne abbiano più necessità. Tu ci andresti a raccogliere le arance? Dipende in che situazione mi troverei io. Cioè, se so che non ho la possibilità di ciò, mi servono, ho bisogno di lavorare, penso che qualsiasi lavoro lo farei. Allora, siamo qui con Patrizia, che anche lei, insomma, l'abbiamo bloccata, diciamoci le cose come stanno, per intervistarla, una bellissima ragazza che però prima del fuori onda ci diceva che anche lei a livello familiare ha subito, insomma, un po' questo fenomeno dell'immigrazione, anche la tua famiglia è immigrante. Dove sono i tuoi parenti? Dove sono, diciamo, andati a cercare lavoro e fortuna? Allora, alcuni ai tempi subito dopo della Seconda Guerra Mondiale sono andati in Argentina, chi negli Stati Uniti, mentre altri sono andati in Belgio, Inghilterra, un po' sparsi per l'Europa, anche in Germania. Sei andato a trovarli?
Alcuni sì, quelli più vicini in Belgio sì, sono andata. In Europa, cioè quelli extra Europa non siamo andati. L'Italia purtroppo tristemente è uno dei paesi in Europa che è stato definito forse tra i più razzisti. Gli italiani probabilmente si sono dimenticati di un passato che magari abbiamo anche un po' rimembrato con i tuoi parenti. Tu da italiana, insomma, ti senti rifiutare il razzismo o magari hai anche tu un po' paura dello straniero, ecco? Allora, non sono d'accordo con il razzismo, perché fare razzismo è una cosa sbagliata, cioè siamo tutti uguali. Però non è nemmeno giusto che comunque tutta questa gente che sta arrivando, diciamo tra virgolette, ci mette in delle situazioni un po' in difficoltà. Perché se molte persone sono arrivate dalla guerra, è ok, uno va bene, dice vado in un altro paese perché comunque spera in una vita migliore. Ma ci sono tanti extracomunitari che sono arrivati da altri paesi dove non c'è la guerra, sono arrivati solo in cerca di fortuna. È anche vero però che molti di loro sono qui e pensano di essere liberi, di poter fare la qualunque cosa. Cioè, come per esempio il fatto che sia ascoltato in Sicilia, un extracomunitario è entrato in casa di gente per bene, comunque due poveri anziani che vivevano insieme, e sono stati derubati, sono stati anche uccisi, voglio dire. Stai parlando di sicurezza, la domanda che diciamo, arriva spontanea è questa: in Calabria dobbiamo avere paura dell'immigrato o forse abbiamo qualche problemino un po' più, no? E da un lato sì, dall'altro no. Secondo me non è che dovremmo avere paura degli immigrati, ma paura dello Stato, perché è lo Stato che permette tutto ciò. Cioè, se lo Stato fosse più selettivo, ci fossero più controlli, questa gente vivesse in dei posti migliori, avrebbe come vivere, insomma, non con le 30 euro giornaliere e poi vivere in delle bettole in mezzo ai rifiuti organici soprattutto. Cioè, quindi non è colpa dello straniero, ma è colpa dello Stato e dell'Europa. Quindi insomma, non ci sono delle politiche adatte per come dire, trasformare questa immigrazione magari in un valore aggiunto. I dati insomma, del nostro prodotto interno lordo e anche insomma, della produzione del lavoro in Italia ci dicono però che senza il lavoro diciamo, migrante avremo molti più problemi dal punto di vista economico. Tu saresti disposto ad andare a raccogliere le arance come fanno Rolo? Allora, io non penso che sia una cosa da discriminare. Innanzitutto, cioè, se loro fanno un lavoro del genere è perché comunque vogliono vivere, sono anche delle persone coraggiose, rispetto a noi che siamo degli ipocriti, perché comunque ci lamentiamo di non aver lavoro, però non andiamo nemmeno a fare determinati lavori, come hai detto tu, andare a raccogliere le arance. Ma questo perché? Perché l'immigrato viene pagato 10 euro al giorno per fare 8 ore di lavoro, un italiano non si sottomette. Ma è sempre il punto di vista sbagliato dal governo, perché non ci sono controlli. Se ci fossero maggiori controlli nelle aziende, nelle fabbriche, in tutti gli altri campi, ciò non succederebbe, perché se io vado a raccogliere arance, però so che a fine giornata guadagno 60-70 euro, allora ci andrei, perché verrei pagata più di molti altri lavori. E per te è una questione di pagamento orario? Sì, sì, è solamente che il governo dice di non essere, che noi siamo razzisti, però è lui stesso che lo permette. Le politiche sembrano un po' razziste, ecco. Sì, sì. Ultima domanda, sei una ragazza carinissima, insomma lo vediamo con questa vestita, usciresti con un ragazzo, non con me ovviamente, con un ragazzo immigrato, di colore, giallo, verde, blu, non lo so. Sì, sì, non ho nulla in contrario, ho anche amici di colore, non, che sono immigrati qui in Italia. Vabbè, lo sapete, io non ho una grande resistenza ultimamente a girare tutto il giorno per l'università e quindi ci siamo seduti sulle scale a parlare con Valentina, che anche lei è studentessa qui, e come fatto prima si parla di migranti, di migrazione, insomma analizziamo un po' questo fenomeno dal punto di vista, da vari punti di vista, in, diciamo in un'ottica abbastanza totale. Tu come vedi questo fenomeno dell'immigrazione? Ti fa paura o no tutto questo flusso di stranieri, tra virgolette, che arrivano nelle nostre città? A me fa paura, ma non nel senso perché ho paura dello straniero, ma fa paura perché purtroppo la cattiveria della razza umana non conosce limiti e queste persone secondo me hanno ragione a scappare dal proprio paese per venire in una realtà
non so se dire più sicura, perché in realtà poi non vedo questa grande sicurezza che venendo qui, nel senso c'è l'accoglienza, ma non è un'accoglienza totale, in realtà c'è sempre la paura per lo straniero, secondo me. L'Italia è un paese razzista, gli ultimi dati diciamo europei lo confermano. Voglio farti una domanda al contrario, ok? Anche l'Inghilterra aveva parlato di chiudere le frontiere, e l'Inghilterra è in Europa. Come ti porresti se anche tu insomma, non potessi recarti per esempio in Francia? Cioè, come la vivresti diciamo, avere l'ingresso bloccato, comunque non poter transitare magari o non poter vivere in un paese come la Francia, tu volessi magari andare a trovare lavoro? La vivrei male ovviamente, perché in qualche modo mi stai negando il futuro, mi stai negando una vita migliore, mi stai negando la possibilità di essere libero. È questo che magari, cioè, la gente scappa perché lì non c'è libertà, non c'è sicurezza, ed è questo che non viene recepito. Prima del terrorismo, diciamo islamofobica degli ultimi mesi, che i giornali hanno sapientemente alimentato, un altro leitmotiv sicuramente erano i Rom. Cosa pensi della cultura Rom, una cultura che si basa prevalentemente sull'essere girovaghi, non avere una fissa dimora, e cosa pensi soprattutto del trattato di Schengen magari? Lo aboliresti oppure continueresti a rispettarlo, visto che, lo vogliamo ricordare anche un po' chi ci ascolta a casa, i Rom sono romani, quindi europei. Sui Rom ho un'opinione controversa, poiché come cultura è molto affascinante, però purtroppo è inutile negare che c'è delinquenza, almeno per come l'ho vissuta io, anche nella città da cui vengo. Purtroppo la cultura Rom si poggia molto sulla delinquenza, sul rubare, sul... Quindi magari sui Rom non saprei esprimermi, in realtà, senza avere questo pregiudizio sul... Magari sì, ci sono quelli che lavorano onestamente, però penso che sia una cosa... Anche ci sono gli italiani onesti e ci sono gli italiani disonesti, non la metterei così comunque, non saprei. Visto che hai parlato comunque anche di criminalità e di Rom, andiamo a ricordare che in Calabria viviamo due fenomeni distinti. Rom che magari hanno dalla cittadinanza italiana, comunque da più generazioni, che sono diventati poi a tutti gli effetti concittadini nostri, che magari sono uniti alle cosche, e poi ci sono i sinti che in realtà vivono sicuramente in una maniera poco usuale, magari difficile da comprendere alle nostre latitudini, però magari non rubano tanto o non fanno estorsioni o non bruciano i bambini come qui vicino in provincia di Cosenza. Tu fai questo distinguo? Ma per io non la metto sul termine Rom, io la metto essere umano cattivo e essere umano non cattivo, in realtà, quindi non saprei dire, non potrei dire io faccio la discriminazione perché è un Rom. Ho conosciuto Rom buoni e Rom cattivi, quindi non la metto sul piano etnico, ecco. Siamo qui con Giuseppe, sempre qui all'Università della Calabria, si parla sempre con gli studenti e con i più giovani del fenomeno dell'immigrazione e dei migranti. In Italia da diversi anni questa cosa sta succedendo, molti arrivano qui e molti portano in condivisione, in free sharing potremmo dire, come va tanto di moda adesso, il discorso delle loro culture. L'immigrazione vuol dire quindi commissione di culture. A te fa paura questa commissione? Ti piace anzi il fatto che le culture degli altri si meschino con la tua, o sei per difendere solo la tua? No, è normale che ci sia una cosa del genere, difendere è anche giusto, ma fa anche bene integrarsi con le altre culture, però rispettando sempre la nostra, perché l'Italia è una sola e va rispettata. Come noi rispettiamo le altre culture, andrebbe rispettata anche la nostra. I dati economici dicono tantissimo che il lavoro migrante sostiene molto l'economia italiana. Ci sono lavori che gli italiani non fanno più. Esattamente. Tra l'altro lo scandalo anche... Non si passano a fare mentre anni fa andavano negli altri paesi. A raccogliere le arance. Bravo. E l'Italia ha anche subito questo grosso scandalo di mafia capitale, in cui le cooperative di destra, tra virgolette, andavano a sfruttare realmente i migranti, facendo creando realmente un meccanismo di grande sfruttamento. Anni fa a Rosarno la rivolta dei braccianti delle arance. Insomma, in tutto questo corollario hai paura del migrante, o in ogni caso pensi che il lavoro che loro danno, l'energia che loro danno, potrebbe essere magari sfruttata e canalizzata, magari perché no, da politiche dello Stato per integrarli ancora di più e per aiutarci anche a uscire un po' dalla crisi?
Ma credo sia una cosa fine a se stessa. Il migrante diciamo, è costretto anche a fare determinati lavori, che ci ritorni qualcosa, sì, sicuramente, ma non credo più di tanto. Da calabrese cosa pensi di Salvini? Di Salvini? Ma sinceramente non lo considero. Cioè, ha alcune cose, diciamo, leggermente positive, ma per il resto cavolate su cavolate. La Lega si conosce da anni oramai, quindi sono tutti fatti con lo stampino, non possiamo oramai. Poi c'è gente anche del sud che vota la Lega Nord, magari c'è anche qualche ritorno, quindi ci sarà un motivo, però ipocrisia su ipocrisia. Tu andresti a raccogliere le arance? Io credo che al tempo di oggi bisogna accontentarsi. Uno si laurea, non inizia subito a fare il lavoro che desidera. Sì, sinceramente sì. Soy negro, e tierra dentro. Beh, ragazzi, non ho preso il colpo della strega, in realtà abbiamo una piccola, ecco, dicevo, giovane, stiamo parlando di Santina, appunto, che è qui con noi, che si presta in maniera molto difficile, perché l'ho dovuta convincere per almeno 10 minuti a farsi intervistare. Senti, giusto, ma sei così, davvero così timida? Abbastanza. Oggi si parla di una cosa seria, io sono partito a bomba praticamente dicendo cazzate, però in realtà parliamo di giovani, immigrazione, di immigrati e di tutto ciò che concerne questo fenomeno qui. Tu come vedi questa cosa in Italia negli ultimi 2 anni, visto che dopo le guerre, dopo tutte le varie cose, è un fenomeno di cui insomma tutti si iniziano a domandare e tutti iniziano comunque a avere delle varie opinioni. Qual è la tua? Allora, innanzitutto io comunque sono anche propensa all'immigrazione, perché l'abbiamo fatto anche noi in passato, però la differenza è che qui siamo in un momento in cui l'Italia ha bisogno di aiuti, non di aiutare. Quindi lo trovo ingiusto il fatto che queste persone vengano aiutate da noi, che non abbiamo possibilità al momento, perché c'è gente italiana che muore di fame, gente italiana che non ha lavoro e che non ha la possibilità di lavorare. Quindi io personalmente penso che queste persone debbano essere aiutate da chi ne ha la possibilità, quindi da quelle nazioni che hanno la possibilità di aiutare. Diciamo che su questa questione qui l'Europa ha fatto un bel giro di scarica barile, ecco, potremmo dire. Appunto, proprio per questo, perché comunque è rimasto a noi questo fardello, tra virgolette, che non possiamo tenere, cioè possiamo tenere ma anche in parte, perché comunque se a queste persone si dà la possibilità di lavorare, di fare qualcosa, allora io sarei anche più d'accordo. Perché? Perché adesso siamo in un momento in cui a noi i soldi servono, non ci sono soldi, i disoccupati non vengono pagati, non si viene data la possibilità di lavoro, quindi andare ad aumentare questo dispendio economico, sempre tra virgolette, è un qualcosa che grava tantissimo all'Italia e non è effettivamente positivo, questo voglio dire. Quindi ci sono nazioni che hanno più disponibilità economica, quindi possono aiutare di più queste persone, perché io non critico loro, non giudico loro, perché loro stanno scappando da una situazione difficilissima, quindi è normale che dispiace, perché proprio poco tempo fa abbiamo visto un piccolo documentario di noi italiani che stavamo emigrando, quindi anche questo ti fa capire quanto noi siamo stati in queste situazioni difficili, però lì venivamo trattati da schiavi. Ci facevano lavorare in miniere e molti morivano, andavano lì con delle speranze e queste speranze non esistevano più poi. Quindi questo voglio dire, c'è questo divario che c'è fra noi che siamo andati e loro che sono venuti qui. Cioè, questo è il fatto, è l'unica cosa che critico, il fatto che dovrebbero essere altre nazioni ad aiutare queste persone, perché noi non possiamo. I dati sul lavoro ci dicono che il lavoro migrante però in Italia insomma, aiuta tantissimo il PIL del nostro paese e soprattutto aiuta anche la nostra economia ad andare avanti e a girare. Tu su questo dato, alla luce di quello che hai detto, come ti poni? Io credo sia solo apparenza, per il semplice fatto che comunque, allora, molti immigrati lavorano qui in nero, quindi non sono assunti. E ovviamente è anche una questione abbastanza pratica, perché chi lavora, cioè il datore di lavoro, comunque conviene molto di più prendere qualcuno in nero che magari prende la metà di quello che prende un italiano assunto, proprio perché così lui guadagna di più e non ha un gran dispendio. Quindi voglio dire, un italiano è ovvio che
abbia bisogno di un'assunzione, di un determinato stipendio, perché comunque qui c'è da pagare un mutuo, ci sono da pagare bollette, ci sono da mandare figli all'università e molto spesso la gente si trova in difficoltà. Quindi voglio dire, sì, l'aumento e tutto il resto, però io credo sia solo apparenza, come sia solo apparenza tutto quello che stanno facendo adesso nello Stato. Diciamo che tu sei una studentessa, giusto? Un giorno ti laureerai e un giorno cercherai lavoro. Diciamo che in futuro potresti essere costretta a dover allontanarti dalla tua terra, dall'Italia anche, magari andare in un altro paese. Come ti sentiresti se nel paese in cui tu hai intenzione di andare chiudessero le porte ai migranti, come te, a quel punto? Allora, innanzitutto io vado lì per lavorare, quindi fare un qualcosa di onesto. Non vado lì perché sono qui in una situazione di disagio, perché comunque qui c'è la guerra o altro. Quindi vado lì con l'intenzione di guadagnare, quindi di dare profitto anche a quella nazione. Questo voglio, cioè la differenza è proprio questa. Il fatto che comunque anche quando noi siamo emigrati, lì lavoravamo per pochissimo e per tantissime ore. Gli uomini lavoravano nelle miniere e raramente potevano vedere le famiglie, molto spesso morivano in quelle miniere. Qui invece i migranti che arrivano o lavorano in nero o non lavorano e viene concessa qualsiasi cosa. Cosa pensi del trattato di Schengen? Beccata. No, allora ti spiego, siccome non guardo né molta TV, quindi non mi sono ancora molto documentata su questo, però ne ho sentito parlare. Non, sinceramente non ti so dire di cosa si parli in quel trattato perché non me lo ricordo. E dei Rom cosa ne pensi? Quella è una categoria a parte per me. In che senso una categoria a parte? No, in questo caso sono razzista. Tu lo sai che i Rom sono rumeni e quindi europei? Sì, lo so. Se a te non ti piacessero andare in Francia? Ti trattassero come una rom in Francia? Chiederei delle spiegazioni. Tu ci andresti a raccogliere le arance? Sì. Se avessi bisogno, sì. Ovviamente, io sono in una famiglia abituata a fare qualsiasi cosa con onestà. Quindi fare qualsiasi cosa pur di campare bene e avere dei miei diritti, che no. Io andrei a raccogliere olive, arance, fare qualsiasi cosa. Farei anche la domestica, non mi importa, non è questo. Il punto è avere dei diritti e avere la possibilità di farlo, soprattutto perché è questo che non abbiamo. Beh, non potevo che non fermarmi con una bellissima ragazza spagnola. Siamo qui con Carmen, che è studentessa spagnola qui a Cosenza. Come ti trovi a Cosenza? Studio in Cosenza, turismo, sto Erasmus e llevo due mesi qui. Da due mesi è qui, ragazzi, io non capisco niente di spagnolo, però cercheremo di tradurre. Oggi si parla di giovani e immigrazione, della migración. Tu come vedi questa migrazione? In generale, tu come vedi il fenomeno dell'immigrazione? Come vuoi? In italiano non so. Immigrazione, credo che attualmente, per motivo di falta di lavoro, è necessario emigrare a altri paesi per motivi economici, credo. Per esempio, in Spagna, molti studenti, dopo di salire dalle loro carriere, dopo i loro gradi, abbiamo che emigrare a Alemania, Stati Uniti, Inghilterra, per poter lavorare. Ci dice praticamente la Spagna, per la mancanza di lavoro, molti sono andati, chiaramente sono spostati dalla Spagna in Germania, in Olanda, in Francia, in tanti posti. In Spagna ci sono molti migranti, ti fa paura questa cosa o per te è una ricchezza? In Spagna hay muchos inmigrantes, sobre todo de África, Países Bajos. Y en algunas situaciones es un conflicto entre los residentes de la ciudad, residentes con los emigrantes, porque como que le quitan el trabajo a los residentes de esa ciudad. Quindi sembra una questione di lavoro, essenzialmente anche la Spagna, Estremadura, il posto dove viene lei, subisce questa cosa, però la gente sembra di non capire bene, visto che comunque il lavoro manca, e quindi li vedono più con sospetto che con simpatia. Tu invece come li vedi? Usciresti mai, visto che sei una bellissima ragazza, con un ragazzo, che ne so, di colore, oppure nordafricano? No, non mi importaria, però non conosco a nessuna persona sudafricana. Fai un saluto per Media Terronia TV. Hola, soy Carmen, española, y estoy de Erasmus en Italia. Questo è tanto altro, è Media Terronia, e soprattutto Giovanemente.
un'altra puntata di Giovane Mente si conclude qui. Giovani e meno giovani, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre su Media Terronia, Camp Tele 3, canale 114. Mi raccomando, sintonizzatelo sul vostro televisore, oppure seguiteci sul sito www.mediaterroniatv.com o anche sul nostro canale YouTube. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, rispettate il verde. Ciao.